Buonasera, sono Mate Usinić, vescovo di Dubrovnik e sono presidente del Consiglio della Conferenza Episcopale Croata per la Vita e Famiglia. In Conferenza Episcopale ancora abbiamo un Consiglio per i laici e abbiamo un Consiglio che guida il pastorale dei giovani. Come presidente del Consiglio per la Vita e Famiglia posso dire soltanto che in Croazia ogni 3 anni abbiamo un incontro nazionale delle famiglie e per la preparazione di questo incontro cerchiamo di sviluppare un tema che pensiamo di essere più importante per la vita e le famiglie nella nostra terra. Inoltre cerchiamo di seguire anche le leggi che sono in Parlamento per poter essere anche quelli che con gli esperti propri cercano di migliorare queste leggi. Non è sempre facile davanti a noi, davanti alla Chiesa in Croazia, sono anche 2 leggi importanti, uno diritto di famiglia e altro per la cessazione dell'aborto, della gravidanza, legge sull'aborto, e vediamo che abbiamo sempre minore influsso su queste teme che si fanno nel nostro paese. Inoltre cerchiamo di ascoltare i fedeli, di aiutarli di prendere responsabilità nella Chiesa come i laici, ma anche come i fedeli prendere loro responsabilità per la vita della società. Con i giovani anche facciamo ogni 3 anni gli incontri, abbiamo fatto questi anni che è stata istituita nostra conferenza episcopale 10 di questi incontri con partecipazione di più di 30.000 giovani. Mi sembra che questi incontri ci aiutano con pastorale dei giovani. Tra altre attività del pastorale dei giovani posso anche menzionare un corso per la preparazione dei animatori, dei giovani che si organizzano nel livello nazionale e in quale hanno seguito più di 10.000 giovani che poi ritornano nelle proprie diocesi, guidano i giovani nelle loro diocesi e anche nelle loro parrocchie, dipende di cui modo, in che modo si in che modo prendono la parte della vita della Chiesa in Croazia. Ci sono anche altre attività, non so, un festival, Uskrsfest, che si organizza a livello nazionale, che è il più lungo festival, campionato di calcetto in Chiesa nostra, che poi facciamo partecipiamo agli incontri mondiali anche dei giovani e delle famiglie e in diversi modi cerchiamo di dare influsso al pastorale
delle famiglie, al pastorale dei giovani, cerchiamo anche di fare un rinnovamento della preparazione per matrimonio sotto influsso dell'Amoris Laetitia, e così.